Ciao a tutti, vi spiego un po' quello che è successo in questi due giorni, perché oggi abbiamo avuto delle novità. Ieri nel post che avevo fatto non era molto chiaro, sembrava che i tempi che la Boldrini ci avesse tolto fossero regalati così per gentile concessione, in realtà non è così. E sarà un video un po' più lungo del solito, però credo che sia importante farvi capire i meccanismi parlamentari. Dunque, nell'aula noi abbiamo, tutti i gruppi parlamentari hanno un tempo per poter spiegare le proposte che fanno, gli emendamenti, quindi le modifiche alle proposte degli altri, insomma poter avere un confronto tra gruppi parlamentari. Questo tempo è sia per il gruppo che per i singoli deputati. Perché? Perché i singoli deputati su ogni votazione hanno il diritto costituzionale di dire di essere in dissenso, perché magari se sono voti che sono etici, il gruppo dice sì a una cosa e magari il singolo deputato non è d'accordo per la sua storia politica o personale. Succede che per regolamento questi tempi sono fissi, ma per prassi, e sapete ormai dopo due anni quanto la prassi sia determinante in quest'aula, per prassi si è sempre, nella storia del Parlamento italiano, si è sempre concesso a fine tempi un tempo aggiuntivo pari a un terzo di quello che ti spettava all'inizio. Questa cosa si ripete in continuazione, perché l'obiettivo è fare in modo che comunque ogni deputato e ogni gruppo possa quantomeno esporre i suoi emendamenti. Chiaramente poi si può valutare su quanto tempo dare, eccetera, eccetera, ma comunque vengono sempre dati questi tempi. Perché? Perché ovviamente se io presento una proposta e non la posso spiegare ai colleghi, questa proposta cadrebbe in automatico. Che succede? Succede che ad oggi sarà sempre concesso questo tempo aggiuntivo, figuriamoci in una riforma costituzionale. Io ricordo a tutti che in questo momento noi siamo una assemblea costituente, cioè stiamo scrivendo, riscrivendo 42 articoli della Costituzione. Non permettere a un deputato di spiegare un emendamento sulla Costituzione, capite quanto sia grave. Succede che su questa riforma le opposizioni presentano circa 700 emendamenti, che non sono tanti, perché credimi, un emendamento è anche modificare una virgola in un articolo oppure una parola rispetto a un'altra che dà più senso. Ripeto, stiamo scrivendo la Costituzione. 700 emendamenti su 40 articoli sono veramente poca roba. Questo perché? Perché abbiamo sempre detto che non avevamo intento ostruzionistico, ma avevamo intento di modificare una riforma che per noi è oscena. Tant'è che al Senato non abbiamo fatto grande ostruzionismo, abbiamo presentato 200 emendamenti e anche alla Camera ci eravamo comportati in questa maniera. E anche il tempo che abbiamo utilizzato, l'abbiamo utilizzato spiegando davvero nel merito le modifiche che proponevamo. Considerate che come gruppo avevamo circa 3 ore di tempo a disposizione, capite bene che su 700 emendamenti finiscono subito. Che succede? Succede che prima il Presidente della Repubblica, Renzi, voleva portare a casa un risultato e quindi ha creato una situazione veramente ostile in quest'Aula, facendo in modo che il PD bocciasse ogni proposta per l'obiettivo di non modificare il testo, perché se viene modificato ricomincia l'iter nelle commissioni, ricomincia l'iter nelle due Camere. Bocciano tutto. E comunque capiscono di non poter chiudere le riforme prima delle elezioni del Presidente della Repubblica, perché non ce l'avrebbero fatta col tempo. E allora si passa alle elezioni del Presidente della Repubblica e si torna in aula, i tempi erano quasi finiti. Allora decidiamo di chiedere ovviamente l'aumento del terzo dei tempi. La Boldrini, senza avere neanche il coraggio di venire in aula e mandando quindi i suoi sicari, ovvero i vicepresidenti del PD, ci comunica che per la prima volta nella storia del Parlamento non verrà concesso il terzo del tempo aggiuntivo, una cosa mai vista in precedenza. Significa, se ci pensate è assurdo, che un gruppo parlamentare non può spiegare la modifica proposta. Allora ieri in aula abbiamo veramente fatto di tutto, quindi sia con interventi durissimi, sia andando un po' sopra le righe, ma qua dentro o fai così o non ti ascoltano. Ci sono stati momenti di forte tensione ieri, considerate che sono volati manuali, testi, urla in aula da tutti i gruppi di opposizione, in particolare noi SL, però anche gli altri, anche questa ritrovata opposizione di Forza Italia, ovviamente finta ma comunque funzionale allo scopo di ieri, ha fatto un po' di casino, tant'è che si è arrivati a ritardare il più possibile le votazioni, che ieri sera si sarebbero concluse approvando questa idea folle di non far parlare i gruppi parlamentari. Questa mattina, dopo che ieri si è interrotta l'aula alle 23,
C'è stata la conferenza dei capigruppo, ovvero quell'organo che include tutti i gruppi parlamentari più la Presidente della Camera e l'Ufficio di Presidenza, che delibera su tutto, sul calendario d'aula, su tutto il resto. L'Ufficio di Presidenza si è presentato, il capogruppo del PD Speranza, che come primo atto ha detto che il PD ci faceva questa carineria di rivedere la sua posizione e quindi ha chiesto anche lui che ci venissero concessi i tempi. Ovviamente questo l'ha fatto soltanto perché aveva paura che, come ieri, rallentassimo ancora di più in ogni modo questo iter di riforme. La Boldrini, ovviamente, perché non prende una decisione che sia una di sua idea, ma sempre sul suggerimento del PD. Considerate che lei da regolamento avrebbe piena facoltà di scegliere la linea da tenere in aula, sia come calendario che come regolamento. E ovviamente se Speranza gli dà l'ok, lei accetta, ci concedono i terzi e ci vengono a dire che a fronte di questa gentile concessione avremmo dovuto ritirare i subemendamenti, però delle modifiche ulteriori che avevamo depositato. Valutate davvero questa cosa perché è folle. Sostanzialmente la riforma costituzionale, quell'atto fantastico che i padri costituenti fecero in 8 mesi, è soggetta al ricatto continuo di un gruppo come quello del PD, che non solo prova in ogni modo regolamentare o meno a tagliare la possibilità di dibattere alle opposizioni, ma addirittura utilizza il regolamento come ricatto. Cioè io ti faccio pesare il mio voto, il mio peso politico, per poterti dire o come ti dico io, oppure ti toglieremo il tuo diritto di parola. Questa è una dittatura vera e propria. Purtroppo questa dittatura potrebbe essere interrotta soltanto dal Presidente della Camera, perché ha diritto pieno di cambiare di fare le scelte che deve fare, oppure dal Presidente della Repubblica, che potrebbe indirizzare la gestione dell'Aula facendo un monito alla democrazia, probabilmente. Non ci aspettiamo tanta bellezza in quest'aula, purtroppo, perché la Presidente Boldrini sa perfettamente che l'ha messa qui il PD e quindi non può deluderli, però oggi abbiamo ottenuto questo risultato e l'abbiamo ottenuto esclusivamente grazie alla, purtroppo mi viene dire, alla forza, ovvero alla protesta continua di ieri. In quest'aula o agisci in modo duro o non ottieni nulla, perché questa gente non è in grado di rispettare la democrazia. Seguiteci anche oggi, perché si continuerà con la riforma costituzionale fino a sabato, almeno fino a sabato. Seguiteci anche oggi, finiremo anche oggi alle 23 circa. Noi lottiamo per voi e quindi è giusto ed è anche un vostro dovere, oltre che diritto, seguirci e aiutarci in questa battaglia. Grazie a tutti e ci aggiorniamo.